Buongiorno, sono Noemi Pampiglione della classe quinta B dell'Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari di Torino. Frequento l'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy in campo agroalimentare. Oggi preparerò la crema pasticcera. Ecco gli ingredienti. In una ciotola metterò a idratare la colla di pesce in acqua fredda. Dopodiché aggiungere la panna insieme al latte. Mettere a scaldare il latte. Nella ciotola con i tuorli aggiungere lo zucchero e l'amido. Sbattere con una frusta fino a creare una crema liscia e senza agrumi. Versare il composto di latte e panna caldo sulla crema di tuorli, zucchero e amido e girare con una frusta e riversare in pentola. Mettere sul fuoco la pentola e girare. Girare con una frusta per evitare la formazione di grumi fino a quando non si addensa. Strizzare la colla di pesce e aggiungerla nella crema ancora calda. Girare con la frusta. Versare la crema in una teglia. E con l'aiuto di una marisa stenderla su tutta la superficie. Infine coprire con la pellicola a contatto. Far raffreddare per 2-3 ore in frigorifero. Inserire in una sac à poche la crema pasticcera e in un'altra mettere la panna precedentemente montata. Prendere due coppe, inserire prima uno strato di crema, poi delle palline croccanti, il pan di Spagna, di nuovo la crema, il pan di Spagna, ed infine chiudere con la panna montata. Decorare con riccioli di cioccolato, fragole e palline croccanti. Infine spruzzare il dolce con la polvere d'oro e servire.